Tutto qui. Va bene, io vi lascio la parola. Allora, buongiorno a tutti. Noi oggi parleremo degli enti locali nel tempo del Covid-19. Il nostro elaborato è strutturato in tre parti principali. La prima parte, il territorio, approfondiremo lo scenario internazionale, politico, sociale dell'emergenza Covid-19. In particolare andremo a approfondire le varie strategie adottate dai vari stati per affrontare l'emergenza. Poi approfondiremo anche l'Italia e alcuni decreti che sono stati emanati per poi arrivare all'impatto economico e sociale di questa emergenza. Nella seconda parte invece parleremo in modo approfondito degli enti locali e della riorganizzazione degli uffici dei servizi sociali presso gli enti locali e dell'importanza del lavoro di rete in questo momento di emergenza. Nella terza e ultima parte invece prenderemo in considerazione in modo approfondito il ruolo dell'assistente sociale. E per costruire, diciamo, questa parte abbiamo elaborato un'intervista semistrutturata che abbiamo poi sottoposto ai nostri tutor, supervisori, e attraverso le loro risposte abbiamo elaborato, diciamo, prodotto delle riflessioni al riguardo. Io e Rebecca parleremo dello scenario internazionale, politico-sociale di questa emergenza. Allora, la pandemia di Covid-19, come ormai sappiamo un po' tutti, si sta configurando come un evento epocale e il suo impatto non è soltanto sanitario, bensì anche sociale ed economico. Il virus comparve a Wuhan alla fine di dicembre e già l'11 gennaio ci fu la prima vittima all'interno del paese, all'interno di Wuhan, e in giro di poche settimane si registrarono numerosi casi anche nel resto del mondo. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio dichiarò l'emergenza globale e l'11 marzo la pandemia. Rebecca, vai avanti. Ok. La maggior parte dei paesi colpiti da questa pandemia ha messo in atto delle misure restrittive, una quarantena. Limitazione dei viaggi, la chiusura delle scuole, la chiusura comunque di tutte le attività non di prima necessità. Però alcuni paesi hanno adottato e stanno tuttora adottando delle strategie differenti. Noi abbiamo preso in considerazione, ad esempio, la Corea del Sud, che ha puntato totalmente su tamponi a tappeto e sull'utilizzo del monitoraggio GPS e non ha previsto, diciamo, la chiusura di servizi o la quarantena per tutta la popolazione. Poi abbiamo preso in considerazione la Svezia, che invece rispetto comunque al resto dell'Unione Europea ha adottato delle strategie differenti e è rimasta sostanzialmente operativa, ha previsto soltanto la chiusura di università e di scuole superiori, poi addirittura 2 settimane fa ha riaperto anche l'università. E poi abbiamo preso anche in considerazione il Messico, che è un altro paese che va controcorrente. Addirittura il presidente Manuel López Obrador fino a poco tempo fa, aveva sottovalutato, diciamo, la situazione e aveva invitato, diciamo, la popolazione ad uscire di casa, ad andare al ristorante, a portare la famiglia a mangiare fuori, proprio per rafforzare l'economia di familiare e anche popolare. Addirittura quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò l'emergenza una pandemia, la risposta del presidente fu quella di baciare, diciamo, sulla guancia una bambina. Soltanto, diciamo, con l'aumento dei casi, alcune misure restrittive sono state, diciamo, adottate, però soltanto delle misure di, diciamo, di distanziamento sociale. Poi, infine, abbiamo preso in considerazione brevemente anche la situazione del Regno Unito, che per settimane minimizzò un po' diciamo, la situazione, per poi fare una clamorosa retromarcia, poi come un po' sappiamo tutti. Infatti il presidente Boris Johnson spiegò diciamo, alla popolazione inglese di prepararsi a perdere comunque i propri cari, perché secondo il presidente e anche alcuni esperti la malattia doveva fare, diciamo, il suo corso. Poi ci siamo soffermate sull'Italia, sulla situazione italiana e abbiamo preso in considerazione anche alcuni decreti. L'Italia fu uno dei primi paesi ad essere colpito dal virus, le sue prime manifestazioni, diciamo, che si verificarono a fine
a gennaio, quando due turisti cinesi risultarono positivi al Covid-19. I primi focolai di infezioni si rilevarono circa metà febbraio e in alcuni comuni del nord Italia, di particolare rilevanza il caso di Codogno. E per questo il 23 febbraio il Presidente del Consiglio dei Ministri emanò un decreto nel quale prevedeva la chiusura dei comuni con focolai attivi. Qualche giorno dopo, diciamo che questi provvedimenti furono estesi nel resto in alcune regioni più colpite, come ad esempio la regione Lombardia e il Veneto, e prevedevano questi provvedimenti, la chiusura delle università, dei musei e il divieto di assembramenti, di manifestazioni e l'obbligo di mantenere delle misure, del distanziamento sociale. È importante, prendere in considerazione il decreto dell'8 marzo e dell'11 marzo che portarono poi alla chiusura dell'intero paese. L'8 marzo il Presidente emanò un decreto nel quale era prevista, la chiusura della Lombardia e di 15 province del centro-nord, e invece l'11 marzo questi provvedimenti vennero estesi in tutta la nazione. Adesso io prenderò in considerazione l'impatto economico e poi Rebecca parlerà dell'impatto sociale. Con il fermo di tutte le attività produttive ci sono numerose persone che rischiano poi di diventare povere e infatti ci sono molti lavoratori che non percepiscono tutto l'intero stipendio, parlo delle persone che sono comunque in cassa integrazione e poi dei lav i lavoratori in nero, i precari e gli autonomi che rischiano di subire, le conseguenze peggiori di questa crisi. Per questo è stato necessario intervenire con dei muri di contenimento per evitare poi una frana sociale. Ci sono stati infatti degli interventi governativi e degli interventi regionali. Dal punto di vista governativo, i principali sostegni li troviamo all'interno del Pure Italia, e infatti ci sono dei bonus per la famiglia e per le imprese. E poi un'altra risposta rapida è stata la misura governativa di sostegno alimentare, il cosiddetto bonus spesa, per sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di emergenza e che non riescono neanche a fare la spesa. Dal punto di vista regionale, sono stati dei provvedimenti per sostenere le imprese, come ad esempio la regione Lombardia, con il bonus credito per le imprese e ad esempio anche la Regione Campania che ha varato il bonus di 1.000 euro per sostenere gli autonomi. È un bonus che si va ad aggiungere poi 600 euro del governo. Invece le regioni, ad esempio, per sostenere le famiglie, la Regione Lombardia ha messo in atto il bonus famiglia per sostenere, le famiglie nel pagamento dei mutui e per l'acquisto di dispositivi elettronici per cercare comunque di garantire le lezioni a distanza. E poi sono stati anche attuati, dei sostegni anche per il pagamento degli affitti, come ad esempio la regione Liguria ha sospeso addirittura il pagamento delle rate di affitto per le famiglie nelle case popolari, i quali membri hanno perso il lavoro a causa del Covid. Adesso prenderemo in considerazione invece l'impatto sociale e ci parlerà dell'impatto sociale Rebecca. Ok, allora in questa parte, come ha detto Valeria, abbiamo parlato principalmente dell'impatto del virus sul nostro paese, le diverse problematiche che si sono venute a creare e le soluzioni che si sono attuate. Allora, i cittadini italiani si sono trovati da un momento all'altro chiusi in casa e privati delle loro abitudini e delle possibilità, di coltivare le relazioni esterne al nucleo familiare. Si è creato anche un sentimento di paura, di ansia nel sapere di quando il virus finirà e di quando si potrà riprendere la vita quotidiana. Inoltre ci sono stati anche gesti estremi come una corsa ai supermercati per le scorte o un aumento spropositato delle richieste dei dispositivi di protezione.
Però ci siamo focalizzati principalmente sulle persone che hanno più risentito di questa situazione. Inizialmente abbiamo individuato come persone più fragili ovviamente le donne vittime di violenza domestica, in quanto la casa non è un luogo sicuro, ma è un luogo ancora più pericoloso. Se come sappiamo la permanenza forzata al suo interno rappresenta quindi una maggiore vicinanza con l'aguzzino e quindi una maggior possibilità di controllo e limitazione. La magistrata della Procura di Milano, la dottoressa Mannella, infatti ha annunciato che ha affermato che nonostante i centri antiviolenza siano aperti, si è verificato un calo delle telefonate e delle denunce. Quindi si è voluto un po' evitare quello che è l'emergenza nell'emergenza e si è promosso attraverso spot pubblicitari il numero 1522 del centro anti-stalking gestito dal numero rosa. E si è stata anche creata un'app per i telefoni permettendo alle donne di chattare silenziosamente con gli operatori. Un'altra fascia di utenza che è molto fragile in questo momento, sono ovviamente persone anziani e persone con disabilità. Come sappiamo, non possono uscire autonomamente a fare la spesa e a compiere tutte quelle che sono i compiti primari. Quindi poi anche i nuclei familiari con persone anziane o disabili a carico si sono viste anche la chiusura di tutti quei servizi di accompagnamento diurni o semiresidenziali che li aiutavano nella gestione di queste persone. Viene poi aggiunto anche quell'aspetto della solitudine. Quindi tutti questi anziani e persone con disabilità ricoverati in ospedale o inseriti in strutture che perdono i contatti con le proprie famiglie, ad eccezione di qualche videochiamata. Per questo motivo diversi servizi, come per esempio quelli dell'RSA, hanno creato dei momenti di pausa caffè, ovvero incontri virtuali con le quali anziani e persone con disabilità possono incontrare e rassicurare le proprie famiglie. Nella parte delle persone con disabilità è importantissimo anche il fatto che attraverso i canali telematici, ad esempio con le videochiamate, si condividono con le famiglie anche del materiale educativo, come esempio fotografie, canzoni, disegni, video, e poi ne viene discusso. Porto alla luce un progetto molto carino che abbiamo trovato sul territorio di Varese, in particolare dal progetto Policino Busto Arsizio, che si occupa di bambini minori autistici. E ogni settimana attraverso gli operatori viene portato in casa di queste persone un gioco diverso, sia per stimolare il bambino in un'attività differente, sia per aiutare le famiglie con difficoltà socio-economiche. Altri utenti a rischio, diciamo, sono anche le famiglie, soprattutto quelli con minori a carico. Come sappiamo, sono state sospese a tempo indeterminato i servizi per l'infanzia, quindi asili, scuole, centri ricreativi e ludici, e questo ha comportato non poche problematiche nella vita delle famiglie. Poi, onestamente, ci sono anche dei bambini che vivono anche in povertà estrema, costretti a vivere in situazioni di violenza o con genitori tossicodipendenti. Un'iniziativa che ci ha stupito è stata quella dell'associazione La Cordata, in provincia di Milano, che ha predisposto uno spazio di accoglienza per minori, i quali genitori si trovano malati o ricoverati in ospedale o deceduti. Ultima categoria che abbiamo individuato sono stati senza fissa dimora. I servizi a loro dedicati non sono stati interrotti, ma si sono ridotti il numero degli accessi per le disposizioni sanitarie date dal governo. Quindi, per esempio, le mense forniscono pasti da consumare fuori e i letti disponibili nei dormitori sono limitati. Inoltre, molte persone senza fissa dimora sono state denunciate dalle autorità, in quanto fuori dal domicilio o da un ambiente protetto. Delle iniziative che ci hanno colpito sono il fatto che alcune comunità italiane, insieme ai servizi sociali e le associazioni di volontariato, hanno trasformato spazi comuni in centri di accoglienza.
Abbiamo anche preso un po' in analisi il sistema dei servizi sociali di fronte all'emergenza Covid-19 ed è importantissimo che i servizi sociali continuino a garantire i servizi, anziché rafforzino quei servizi necessari alle persone in difficoltà e che soprattutto che rispettino le direttive date dal governo. Inoltre abbiamo messo qui in luce l'articolo del nuovo codice deontologico, nel quale dice che l'assistente sociale, infatti, deve mettere a disposizione la sua professionalità con progetti e interventi diretti al superamento dello stato di crisi. Quindi il sistema dei servizi sociali, come abbiamo detto, ha visto la chiusura di alcuni servizi, come quelli semiresidenziali, ludico e centri diurni, ma tuttavia sono stati, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali previste dalla legge 328 del 2000, non è stata prevista la sospensione per alcuni servizi, come consultori, SERT, centri per senza fissa dimora, servizi di mensa, eccetera. Tuttavia è necessario che questi servizi si adattino alle nuove disposizioni date per garantire sia una qualità dell'intervento, ma allo stesso tempo il rispetto delle norme e quindi proteggere sia l'operatore che l'utente. Abbiamo poi preso in considerazione il sistema territoriale comunale, quindi i servizi sociali comunali, e abbiamo individuato alcuni progetti. Allora, la prima cosa che abbiamo trovato è che sia nel comune di Monza che Melzo sono stati attivati dei numeri telefonici straordinari per permettere alle persone in quarantena di chiedere aiuto, per esempio per la spesa o per l'acquisto di farmaci. E invece in altri comuni ci sono delle iniziative volontarie per le quali vengono recapitati poi da presso il domicilio, appunto, spese e farmaci. Un ulteriore compito che abbiamo individuato è stato quello della tutela dei diritti, della dignità delle persone che poi sono state colpite dal virus. Quindi si deve garantire loro una continuità nelle cure, un domicilio adeguato e un supporto e la fornitura di beni di prima necessità. Adesso passo la parola alle mie compagne che parleranno dell'organizzazione. Sì, buongiorno a tutti, ribuongiorno a tutti. Noi appunto parleremo della riorganizzazione interna, sia metodologica che di strumenti, che anche etico-deontologica all'interno degli enti locali. Il primo punto è solo sottolineare quanto questo cambiamento e questa riorganizzazione sia necessaria, perché come comunque hanno già sottolineato in precedenza, è stata una situazione imprevedibile, quindi tutti abbiamo dovuto riorganizzare le nostre vite e, stando appunto a quello che il governo ci diceva di fare tramite i vari DPCM, eccetera, eccetera. Ovviamente la parte che più si è minata è stata la sfera sociale, che è, come dire, fondamento del lavoro dell'assistente sociale. Però questa lontananza sociale che si è creata per ovvi motivi non doveva assolutamente andare a corrispondere a quella lontananza dell'operatore del servizio nei confronti degli utenti. E quindi ecco perché è stata fondamentale una riorganizzazione, nel nostro caso specifico, degli uffici di servizio sociale presso gli enti locali. Prima di passare la parola a Federica, che vi parla appunto più nello specifico di questa riorganizzazione, voglio solo precisare che i territori che noi abbiamo analizzato sono il Comune di Milano, la provincia di Milano con Melzo, i territori di Monza Brianza, scusate, e la provincia di Varese. Ora passo la parola. Ok, allora per quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici di servizio sociale, ovviamente questi uffici sono chiusi da marzo, gli operatori, quindi gli assistenti sociali, lavorano da casa in smart working. Il lavoro che fanno è un lavoro che si avvale di strumenti tecnologici, ovviamente, strumenti da sempre utilizzati, ma che ora diventano fondamentali.
Quindi vengono utilizzate le chiamate telefoniche sia per tenersi in contatto con i colleghi, ma anche per tenersi in contatto con gli utenti, fare colloqui. Allo stesso modo vengono usate anche le videochiamate, sia per fare riunioni di equipe, ad esempio, ma anche per i colloqui con gli utenti. Inoltre, ovviamente, vengono utilizzate le mail per gli scambi di materiali e si lavora sulle cartelle sociali da remoto, quindi anche in questo caso si evidenzia l'importanza delle cartelle sociali informatizzate piuttosto che cartacee. Quindi gli uffici di servizio sociale sono chiusi, le uniche eccezioni per quanto riguarda il lavoro in sede vengono fatte in caso di estrema necessità o di grave criticità ed emergenza. Quindi in questi casi i colloqui possono essere fatti all'interno del servizio, ovviamente con le dovute precauzioni e sicurezze. Per quella che è stata la nostra analisi, ogni comune si è organizzato più o meno in maniera simile. Certo c'è qualche differenza, però abbiamo trovato molte similitudini. Abbiamo a questo punto trovato molto interessante riportare qui come il cittadino può contattare il servizio sociale. Quindi, in un momento in cui non è più, non ha più la possibilità di recarsi fisicamente al servizio, abbiamo considerato come fosse indispensabile conoscere le modalità attraverso cui entrare in contatto con gli assistenti sociali e il servizio stesso. A questo proposito, il cittadino può contattare il servizio sociale in tre modi diversi, ovviamente sempre telefonicamente. Queste tre modalità sono il contact center, il numero telefonico dell'ufficio di servizio sociale comunale e il numero telefonico dedicato. Nei primi due casi sono numeri telefonici già esistenti, quindi anche prima della pandemia questi numeri telefonici esistevano e venivano utilizzati, ovviamente adesso hanno un'utilità maggiore. E invece nel terzo caso il numero dedicato sono numeri istituiti appositamente per l'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il contact center è un numero generico del comune. Ad esempio Milano, credo tutti noi conosciamo, è lo 020202, è un numero generico a cui il cittadino può chiamare per qualsiasi tipo di informazione riguardante il comune, farsi passare qualsiasi ufficio, ovviamente incluso anche il servizio sociale. L'innovazione milanese, potremmo dire, a tal proposito ha predisposto una centrale operativa fisica in cui ci sono assistenti sociali che fungono da primo filtro, quindi il cittadino chiama questo numero, questa squadra di assistenti sociali risponde alla chiamata, accolgono la domanda e apriranno una cartella sociale computerizzata che poi inoltreranno agli assistenti sociali liberi in quel momento. Per quanto riguarda invece il numero telefonico specifico, come abbiamo detto, è un numero che già esisteva ed è un numero che solitamente è possibile reperire, ad esempio, nelle pagine web di ogni comune o le pagine ogni servizio sociale. Rispondono a questo numero degli operatori esterni al servizio, quindi non rispondono assistenti sociali, ma intervengono solo in un secondo momento. La domanda viene accolta da un centralinista o da un segretario che funge appunto da primo accesso, inoltrando poi la domanda agli assistenti sociali disponibili in quel momento. Per quanto riguarda invece i numeri dedicati, sono, come abbiamo detto, numeri creati appositamente per fronteggiare la situazione di emergenza e per far sì che i cittadini abbiano un ventaglio quanto possibile di modalità con cui mettersi in contatto con gli assistenti sociali e con il servizio. Sono numeri che si differenziano, come prima diceva Rebecca, ovviamente ci sono dei numeri, ad esempio, dedicati agli over 65 che hanno delle necessità particolari e gli operatori che rispondono sanno già che ovviamente ci saranno delle richieste specifiche o comunque prevedibili.
o altri numeri, come ad esempio i numeri dedicati a coloro che si trovano in una situazione di sono portatori di coronavirus, quindi ovviamente non possono assolutamente uscire e chiamano il servizio sociale per essere aiutati, magari con la pensione del domicilio. Per quanto riguarda nello specifico il comune di Melzo, per i numeri dedicati è stato previsto che rispondesse a questo numero un assistente sociale e compilasse una scheda triage per accogliere il bisogno in base ovviamente alle specifiche domande e bisogni rilevati, e poi questa domanda fosse inoltrata al nucleo operativo di competenza. Quindi il Comune di Milano è organizzato un po' per aree di competenza, in base alla specifica domanda che viene fatta, questa scheda triage e quindi anche la presa in carico poi è dedicata. Dalle testimonianze abbiamo rilevato che le telefonate più frequenti sono fatte da persone anziane sole che hanno paura di uscire per il contagio, ma che anche non possono uscire se non accompagnate. Ovviamente le richieste riguardano soprattutto la possibilità di ricevere presso il proprio domicilio generi alimentari o medici o aiuti per quanto riguarda lo svolgimento di commissioni. Cambia pure, vabbè. Ok, allora adesso vi parlerò del lavoro di rete e di quanto questa tipologia sia importante. Anzitutto voglio premettere che, come si sa, non è stato, come dire, introdotto questa tipologia di lavoro con l'emergenza, era già presente e assolutamente necessaria per il lavoro dell'assistenza sociale. Però abbiamo voluto comunque mettere due bacini di utenza, in particolare questo primo minori e famiglie e quello che vi farò vedere dopo sull'utenza della disabilità, in cui il lavoro di rete già presente si è comunque riorganizzato e cambiato un po' alcune dinamiche, alcune prestazioni, e come invece altre reti sono nate. In particolare vi spiegherò in breve l'iniziativa del Comune di Melzo MIFA, il progetto QB su Milano, il grande bacino di Milano Aiuta, di cui vi citerò solo un esempio di come è nato e di che cosa si sta attuando al suo interno, e poi l'iniziativa del pacchetto famiglia. Allora, come vi dicevo prima, il servizio MIFA era già presente sul territorio di Melzo ed era un supporto in collaborazione con altri operatori come educatori per lo studio e per i compiti di bambini che appunto che avevano maggiori difficoltà e ne avevano appunto bisogno. Quello che ovviamente si è dovuto riadattare in questo periodo è, per esempio, anche il supporto nell'utilizzo di tutti i sistemi informatici, il tablet, come reperire il lavoro che gli insegnanti mettevano nelle piattaforme, ed ecco che il Comune di Melzo si è attrezzato molto velocemente per poter dare, oltre che un aiuto individuale nello studio, come prima, ma soprattutto un aiuto nel reperimento. Sulla questione della tecnologia, ovviamente dobbiamo pensare che, come per noi può anche essere ovvio avere un dispositivo, un computer, un tablet, qualcosa personale, abbiamo potuto osservare che in realtà non è così scontato e soprattutto non dobbiamo pensare che lo sia, perché molti bambini soprattutto o non ce l'hanno proprio, oppure devono condividerlo con i familiari o gli altri fratelli che magari devono seguire le lezioni online nello stesso momento, e quindi c'è il rischio che rimangano indietro, che non partecipino alle lezioni. Per questo, nell'ambito milanese, volevo citare il progetto QB, che in realtà nasce precedentemente circa 2 anni e mezzo fa tramite un'iniziativa e
come dire, sponsorizzato da Fondazione Cariplo per contrastare la grave povertà infantile, la grave emarginalità, e già all'interno della rete QB ci sono tantissimi servizi, sia pubblici che privati, di volontariato che si occupano appunto di quest'ambito. Quello che volevo solo sottolineare è che appunto proprio per il problema che vi dicevo prima, cioè la reperibilità all'uso di tablet e la mancanza anche di come dire, conoscenze informatiche, si è cercato di fare in modo di reperire il materiale per chi non poteva usufruire della tecnologia, come prendendo accordi con le insegnanti e con le librerie che avrebbero poi stampato il necessario e recapitato il tutto al domicilio della famiglia del bambino. Poi abbiamo, giusto così per citare, tutta l'ampia rete di Milano Aiuta, anche qui vol sia volontari che aziende del privato sociale che servizi pubblici. E in questa particolare fase ho voluto sottolineare questa piattaforma web in cui si propone un supporto anche psicologico tramite una chat con professionisti per i genitori, i quali molto spesso non solo si trovano a dover a necessitare di un supporto per la gestione dei figli, ma anche per la gestione di lavorativa economica che in questo periodo, come abbiamo già detto in precedenza, sta diventando insomma, un grosso problema e una grossa preoccupazione per molti. Poi, giusto citare il pacchetto famiglia, che anche qui si tratta di una somma di denaro che viene stanziata dalla regione per supportare tutte quelle famiglie più vulnerabili, che come abbiamo detto prima, in cui può mancare un computer, un tablet, un telefono, che sono fondamentali in questo momento per garantire ai figli, ai bambini, semplicemente l'educazione in primis, e quindi questa somma di denaro è appunto messa a disposizione per l'acquisto di dispositivi elettronici. Ecco, un altro esempio, come vi dicevo prima, è stato apportato al sostegno a persone con disabilità. Allora, innanzitutto, come sappiamo, la domiciliarietà è comunque garantita nei casi dove è necessario farlo, ma nei casi in cui appunto l'utente si recava ai centri diurni che sono chiusi, c'è stata proprio una sinergia con tutti i professionisti per far sì di fare letture online, video, per fare attività motoria a casa ovviamente, e chiamate Skype con i vari educatori, quindi comunque un supporto importante che in qualche modo può andare a compensare quello che si faceva nei centri diurni. E ovviamente qua l'assistente sociale è sempre in contatto con gli altri operatori e monitora queste nuove iniziative. Prossima slide. Ok. Niente, qui vado molto veloce, ho solamente scritto che tutto quello che vi ho appena raccontato non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di volontari, nel caso che vi dicevo prima, insegnanti, commercianti che mettono a disposizione tutte le loro risorse affinché si possa comunque mantenere il servizio attivo, seppur non in loco, ma tramite la diramazione la diramazione sinergica di tutti. Prossima slide. Niente, l'ultimo spunto anche volendo, che volevamo mettere in questo caso sono i punti di criticità e i punti di forza. Quello che abbiamo rilevato anche ascoltando le testimonianze è che sicuramente l'uso della tecnologia è una difficoltà. Può essere una difficoltà, soprattutto
sia da parte dell'utente, sia a volte anche da parte dell'operatore, che non è molto abile a destreggiarsi tra computer, software, eccetera, eccetera, microfoni, video, eccetera. Quindi sicuramente un primo ostacolo è stato capire questo nuovo mondo per alcuni e in qualche modo anche, come dire, la prestazione perdeva un po' di significato e di, sì, di significato. E poi, ovviamente, tutto quel grande bacino di comunicazione non verbale al telefono si perde e quindi di questo gli operatori ne risentono molto. E ovviamente un'altra cosa sulla criticità è il reperimento del materiale, tutto quel materiale ovviamente che magari cartaceo con cui si era abituati a lavorare, e le cartelle eccetera eccetera, che però essendo in loco, per esempio in comune eccetera eccetera, diventa difficile poi reperire. Sui punti di forza in realtà ce ne sono, quindi insomma la situazione non è completamente negativa. Infatti abbiamo riscontrato che il mettersi anche in gioco con questa situazione ha potuto intensificare ovviamente le reti, come dicevo prima, intensificarle, rafforzarle, crearne di nuove. Poi ha puntato molto anche sulla creatività dell'operatore perché bisognava comunque rispondere alle richieste e ai bisogni dell'utenza. Poi, ovviamente, si è velocizzato molto il lavoro e in qualche modo si è rilevato che spesso il fatto di poter chiamare, quindi che ci fosse una sorta di barriera fisica, perché non c'era una relazione tra operatore e non c'era un incontro tra operatore e utente, ha potuto abbattere tutte quelle resistenze e scetticismi che a volte si potevano appunto incontrare nell'utenza, nel richiedere di fare una richiesta o nel presentarsi al servizio. Questa era, diciamo, l'ultima parte riguardante la riorganizzazione, e poi volevamo appunto passare a quello che in realtà è stato approfondito dalle altre ragazze del gruppo di Monza Brianza, che hanno appunto lavorato sul ruolo dell'assistenza sociale. Abbiamo appunto affrontato e approfondito quattro aspetti: l'aspetto etico-deontologico, la metodologia, gli strumenti e infine delle considerazioni professionali che sono risultate dalle interviste strutturate che abbiamo insomma, proposto al nostro tutor. Infatti, adesso Allora, Rebecca. come ha detto Carlotta, le ragazze di Melso, di Monza hanno creato questa intervista semistrutturata prendendo questi quattro macro aree in riferimento. Io vi parlerò della prima area, che sono gli aspetti etico-deontologici. Allora, queste sono state le domande che sono state fatte nell'intervista. L'intervista è stata svolta o per iscritto, quindi è stata inviata un'email ai nostri supervisori, oppure attraverso videochiamate o chiamata telefonica. Allora, come sappiamo, in questo periodo gli assistenti sociali sono trovati un po' in difficoltà, sia per quanto riguarda le nuove normative e pratiche da seguire e anche da capire, ma anche per tutti quegli aspetti più profondi della professione, quindi la deontologia, l'etica, il saper essere e il saper fare. Allora, sarà molto breve. Rispetto alla responsabilità nei confronti dell'utente, viene a mancare tutto quello che è il contatto con alcuni utenti. Quindi non c'è più quella relazione che c'era prima, viene tutto attraverso videochiamata o telefonia, ed è il problema appunto è per tutte quelle persone che non possono gestire questo tipo di incontri, quindi mi viene in mente anziani o persone con disabilità. Un altro problema quindi è anche il fatto che si deve posticipare anche i bisogni e un primo contatto.
quindi tutte quelle persone che si erano approcciate al servizio per la prima volta, vengono un po', questi loro bisogni vengono un po' posticipati alla risoluzione del virus, in quanto si pensa che un primo approccio in via telefonica non sia adatto alla situazione. Inoltre si viene a perdere anche tutta quella parte di privacy che c'era prima, quindi gli operatori vengono esposti nel loro privato perché comunque nella videochiamata si mostra a domicilio e anche perché molto spesso devono utilizzare il numero di telefonico privato. Quindi il lavoro dell'assistente sociale attualmente si concentra principalmente sull'emergenza. Sul qui e ora non c'è tempo quindi per progettazioni future, ma solo al presente e soltanto all'azione immediata, cosa che ha comportato non poche difficoltà nel lavoro. Adesso passo par la parola a Valeria. Allora, la seconda domanda che abbiamo posto ai nostri supervisori è la seguente. Abbiamo chiesto come sono cambiate le fasi del processo metodologico e i nostri supervisori ci hanno confermato che le fasi del processo metodologico non sono cambiate, ma sono cambiate le modalità con cui vengono attuate. È emerso inoltre che le giornate dei nostri supervisori sono cambiate drasticamente. Prima si basavano sui colloqui in ufficio con gli utenti e sulle visite domiciliari e sull'incontro con professionisti interni ed esterni. Invece adesso è improntata principalmente sull'utilizzo delle videochiamate, sull'utilizzo del telefono e del computer per la ricezione e l'invio di email. Dal punto di vista metodologico, con gli utenti già conosciuti al servizio, in alcuni casi è stato possibile cercare di riformulare dei progetti insieme all'utente, proprio per cercare comunque di portare avanti il progetto. Come ha già detto Rebecca, adesso il lavoro comunque dell'assistente sociale si focalizza principalmente sul rispondere all'emergenza, quindi sull'urgenza, in particolare sul rispondere ai bisogni delle persone che a causa del Covid hanno subito delle forti perdite per le persone che sono uscite dall'ospedale o per rispondere ad esempio agli anziani che si trovano in una situazione di estrema fragilità. Diversa invece la situazione per gli utenti ancora non conosciuti al servizio. La situazione è molto più complessa per questi utenti, proprio perché per la maggior parte dei casi i loro bisogni sono stati diciamo, posticipati ad un incontro visivo. Salvo i casi più, diciamo, più urgenti che sono invece stati inviati, ad esempio, alla task force che abbiamo preso in considerazione del Comune di Monza, che ci hanno spiegato i supervisori, che sono un insieme di operatori che si stanno occupando in questo periodo di rispondere alle esigenze degli utenti più fragili, come ad esempio gli anziani. In particolare, un'altra, diciamo, ci hanno comunque detto che un altro lato negativo è proprio il cercare di relazionarsi con gli utenti, proprio perché molti utenti non hanno un recapito telefonico o non sanno utilizzare comunque le tecnologie o non rispondono ad esempio anche alle chiamate con un numero sconosciuto e quindi è molto, diciamo, difficile. Infine, inoltre, l'ultima domanda che abbiamo posto ai nostri supervisori è quella proprio come è cambiato il rapporto con l'utenza. È emerso infatti che alcuni utenti in questo momento sono sembrati particolarmente riconoscenti, invece altri hanno manifestato pesantemente la frustrazione di non poter accedere di presenza al servizio. In questo periodo, diciamo che il lavoro svolto dagli assistenti sociali si è concretizzato soprattutto in una disponibilità all'ascolto empatico. Quindi all'ascolto anche dei bisogni degli utenti e anche soltanto di uno sfogo da parte degli utenti. Adesso parlo invece passo la parola a Federica che ci parlerà invece degli strumenti. Vede se stai Sì, parlando. scusate, non avevo attivato il microfono. Ok, allora, per quanto riguarda gli strumenti, le domande che ci siamo poste, che quindi abbiamo posto ai nostri supervisori, sono state,
quali nuovi strumenti sono stati creati e le criticità che si sono riscontrate nell'utilizzo dei vecchi strumenti. Ovviamente, come abbiamo già ampiamente detto, gli strumenti che adesso l'assistente sociale può utilizzare sono molto più limitati. Parliamo ad esempio del colloquio di persona, delle visite domiciliari che possono essere fatte ma in maniera ovviamente molto più limitata. L'uso della tecnologia quindi diventa indispensabile. Questo però porta ovviamente anche molte criticità, come diceva Carlotta prima, sicuramente l'impossibilità per l'assistente sociale di osservare la comunicazione non verbale, ma anche quella che è l'impressione che l'utente può avere di una distanza emotiva dall'operatore, quindi questo potrebbe minare anche la relazione di fiducia e d'aiuto che l'assistente sociale costruisce o deve costruire con l'utente. Un'altra criticità importante è sicuramente quella legata alla difficoltà nel reperire documenti e moduli che magari in forma cartacea rimangono negli uffici. Ovviamente diventa possibile, se non molto difficoltoso, reperire questi documenti se si trovano in ufficio e soprattutto viene meno anche quel passaggio di documenti che talvolta è indispensabile. Per questo si evidenzia come la cartella sociale informatizzata, ad esempio, sia fondamentale, quindi poter accedere a queste cartelle da remoto presso la propria abitazione, ad esempio, è fondamentale sia per garantire una continuità di assistenza all'utente, sia per ovviamente aggiornarla continuamente ed essere sempre al passo con le varie situazioni. Sostanzialmente, secondo i nostri referenti, l'unico strumento nuovo, potremmo dire, ma ovviamente nuovo non è, però sicuramente molto più utilizzato e che risulta funzionare molto bene, è quello delle videochiamate. Quindi il poter fare le videochiamate, poter fare le riunioni videochiamate risulta uno strumento molto importante e molto efficace. E ovviamente si evidenzia come maggiore criticità quello del fatto, il fatto che l'uso della tecnologia possa comunque minare quella che è la relazione tra utente e assistente sociale. Quindi l'utilizzo di questo strumento rimane comunque sempre molto parziale e limitato. Lotta. No, niente, quindi giusto per concludere, volevamo solamente riportare alcune le testimonianze appunto che abbiamo potuto leggere e approfondire delle nostre tutor e qualche riflessione loro personale. Prima di tutto, esatto. Molti, la maggior parte direi, ci hanno in realtà detto che il loro, ora almeno nella fase 2, il loro atteggiamento è sicuramente più positivo e, come abbiamo citato, vedono la luce in fondo al tunnel. Sicuramente è stata una situazione che ha reso vulnerabili tutti, anche loro, ma c'è stata una grossa presa di consapevolezza, se così si può dire, perché ancora di più si è dimostrato quanto e come l'assistente sociale in situazioni del genere abbia un ruolo più che fondamentale. E quindi la positività e l'orgoglio viene anche da ciò. Un altro punto è, sì, appunto, come dicevo prima, una maggiore consapevolezza del fatto che nessuno si salva da solo, come ci hanno detto. Quindi le reti, l'aiuto, l'interdisciplinarietà, il fatto di pensare velocemente a nuove strategie sia fondamentale e si sia anche creata una
una maggiore prossimità tra operatori che si sono trovati molto, come dire, in comune nell'affrontare questa situazione. E poi l'ultima cosa che volevamo sottolineare è che si è, al di là di ovviamente di una prima preoccupazione, come abbiamo già ampiamente detto, per la loro professionalità, quindi come agire, cosa fare, eccetera, eccetera, ci hanno detto che il sorriso comunque è tornato, nel senso che, appunto, come dicevo prima, il loro lavoro ha permesso comunque, con l'adozione di nuove strategie, di andare a risolvere e a aiutare allo stesso modo l'utenza già in carico, ma anche quella che si è rivolta ai servizi dovuti all'emergenza in positivo. Quindi in realtà quello che abbiamo riscontrato è un continuo appoggio dell'operatore anche in queste situazioni, che seppur con difficoltà è riuscito a far fronte all'emergenza e attivarsi in tal modo. Niente. E qui abbiamo concluso. Vi abbiamo anche lasciato la bibliografia e sitografia a un po' di completezza. E noi avremmo concluso. Grazie. Intanto complimenti perché avete fatto un lavoro molto corposo, infatti, come dire, ci siamo prolungati rispetto ai tempi previsti della mezz'ora, però mi sembrava anche importante lasciare appunto il giusto spazio per darci modo anche di capire meglio a tutti un po' anche la realtà proprio dell'ente locale e l'ente locale comprende tutto, come ci stiamo rendendo anche conto. Ma volevo chiedere, c'è qualcuno che ha delle domande subito che vuole proporre alle vostre colleghe rispetto all'argomento? C'è qualche domanda subito? Io una cosa volevo dire. Mi Chiara. sentite? Perché mi sono persa un secondo che mi è saltata la connessione quando parlavate dei nuovi casi. È stato interessante perché, essendo in ospice, in realtà non si parla tanto di nuovi casi, cioè i ricoveri si fanno, punto, nel senso non è questo tipo di discussione su cui mi sono fermata. E invece io non avevo mai pensato a questa cosa che magari in comune. Avere un caso nuovo, quindi un approccio totalmente nuovo potrebbe essere difficile. E quindi mi sono persa il punto in cui avete detto qual è stata la soluzione, cioè mi è parso di capire che non si portano avanti. Rispondo io? No, se vuoi rispondo io. Rispondete Vai, vai, entrambe, dai. vai. Vai, vai, prima Carlotta, vai. No, no, assolutamente, certo che si portano avanti. Ovviamente il momento dell'accesso è diverso. Cioè, per quanto riguarda, per esempio, la realtà milanese, cioè, avviene un primo accesso da chi risponde proprio fisicamente, che non è l'operatore sociale, ma è quello che funge un po' da segretario o centralinista in una situazione di normalità, risponde e al telefono chiede proprio due informazioni sull'utente, il numero di telefono, qual è la problematica, eccetera. E poi c'è un software in cui ci sono tutte le cartelle, quindi in questo caso centralinista, eccetera, scriverà cosa è stato richiesto e a quel punto, nel caso milanese, c'è una ridistribuzione abbastanza randomica di nuovi casi. Però, come abbiamo visto, per esempio, a Melzo e anche Monza, è già stata assegnata, ma anche prima dell'emergenza, l'area di competenza di ogni operatore. Quindi, se arriva l'anziano che chiede, c'è già un operatore
a disposizione. Cioè c'è già un operatore che si occupa di ciò. Nel caso di Milano no, però insomma è abbastanza, alla fine è più o meno uguale. L'abbiamo voluto solo sottolineare questa differenza, appunto, di queste task force che... Rebecca voleva integrare qualcosa su quello che sta dicendo Carlotta, Ma questi sì, nuovi accessi. essenzialmente no, Carlotta ha detto tutto, però volevo evidenziare sul fatto che adesso si sta lavorando principalmente sull'emergenza. Nell'intervista che ho fatto io a telefono, un'operatrice mi ha molto sottolineato come il fatto che si sta lavorando sul qui e sull'ora. Non c'è molto spazio per progettazioni future, interventi o cose del genere. Si continua sì ad andare avanti con gli interventi, con gli utenti già in carico, però è una situazione... Cioè, in cui bisogna agire immediatamente. Quindi le persone principalmente chiamano per dire ho fame, ho bisogno dei farmaci, tu fai qualcosa, aiutami. Quindi questo, volevo solo sottolineare questo. Certo. Carlotta ha detto principalmente tutto. Chiara, sono riusciti un po' a risponderle al quesito? Sì, perché appunto ero rimasta alla frase era tipo ora si pensa alle emergenze, purtroppo a discapito dei nuovi, e poi vuoto. Ho detto aspetta, cosa è successo? Quindi sì, No, assolutamente. grazie, mi sembra importante No, ma puntualizzare infatti, e soffermarci su questi punti poi. come sottolineava Rebecca, il nuovo accesso è, come dire, anche ovviamente... collegato all'emergenza. Quindi il servizio e il servizio che deve essere dato e garantito anche lì è qui e ora. Quindi, insomma, è Ma ovvio che a me suggerisce, stando sullo spunto di Chiara, ma secondo voi, dalla vostra riflessione, mi sembra molto interessante il fatto che avete fatto comunque un'intervista, avete cercato anche un po' di capire chi lavora anche sul campo, al di là, quindi di integrare, insomma, tutta la ricerca che avete fatto, bibliografica e sitografica, anche con degli spunti proprio concreti di operatori che lavorano sul campo. Però la domanda che mi viene da fare a me, a voi, è: secondo voi, veramente, visto che voi avete uno sguardo, siete comunque degli attori privilegiati perché siete all'esterno della situazione, voi pensate che realmente, come dire, non ci sia spazio per una programmazione? Cioè, la domanda che mi viene un po' da farvi, cioè, sentite che effettivamente non c'è spazio? Sentimi, vi attivate, vedo un po' l'espressione, però non. Bella tosta come domanda, prof. Allora, secondo me non c'è spazio, o meglio, c'è, ma non c'è dal punto, cioè per quanto riguarda le tempistiche. Cioè, a livello, no, a livello proprio di una giornata tipo dell'assistenza sociale, è più veloce, tra virgolette, poter erogare o rimandare o quello che è il servizio subito, quindi poter tappare l'emergenza che viene presentata, piuttosto che mettersi lì e... cercare di fare una progettazione, una programmazione. Quindi non è possibile, certo che è possibile se la giornata fosse di 30 ore, 35 al posto di 24, cioè è un po' spigliatamente, forse la posso riassumere così. Ma siamo ancora in emergenza? Cioè, la mia domanda è: quando comprendiamo, non so se mi aiutate anche un po' voi, come dire, adesso siamo, per esempio, stiamo entrando proprio nella fase 2, quindi siamo ancora in emergenza o siamo in urgenza? Cioè, distinguiamo No, magari. no, no. Ovviamente dall'altro ieri si è passati un po' dal risolvere l'urgenza a un altro livello, quindi a una progettazione che però si basa su un'emergenza e quindi deve fare un po' i conti con la realtà attuale.
E io infatti ieri ho partecipato ad un'equipe in cui si parlava proprio di questo e si esortava molto gli altri operatori, perché c'era la coordinatrice di questo progetto che diceva ragazzi, bisogna però attivarsi per pensare a una progettualità a lungo termine e questo vuol dire giugno, luglio, già settembre, mentre prima l'urgenza era domani, cioè, è ovvio che No, sì. mi sembra molto importante quello che stai dicendo, ma anche perché quello che ci dicevamo, cioè ricordando anche le cose che ci siamo detti anche nel primo semestre, è anche un po' il discorso che molto spesso l'assistente sociale, essendo la figura che si interfaccia con la cittadinanza, soprattutto pensando agli enti locali, di fatto vive già, pensando alle sue 36 ore che diceva, mi viene da dire, di fatto già nella quotidianità l'assistente sociale è sempre un po' schiacciato dalla prestazione, dall'affanno. Quindi, come dire, questo discorso un po' della programmazione viene sempre, mi sembra proprio che, come dire, è sempre un momento in cui bisogna rimandare, cioè, come dire, la programmazione, il pensiero, la riflessione, il come. Cosa si fa, come lo si fa, con quali, come dire, con quale progettualità complessiva viene sempre però un po' rimandata. È per questo che un po' volevo riflettere su questa cosa, perché, come dire, l'emergenza è il momento di schianto, l'impatto, come dire, e quindi forse anche un po' capire se dal momento dell'impatto, soprattutto pensando a una fase 2, che sarà anche, come dire, con dei tempi certo indefiniti, come dire ancora, non abbiamo una data ufficiale di rientro a una normalità, ma forse quando parliamo anche di convivere in questa fase con il virus, stiamo pensando anche a un discorso di una fase più dilazionata che però ci impone anche forse di uscire forse da un approccio improntato tutto sul qui e ora. Quindi per questo un po' mi interessava anche capire, anche da parte degli altri gruppi, da parte vostra, se vi viene in mente delle riflessioni su questa cosa, perché mi sembra anche un po' importante, al di là del taglio, stando proprio sull'argomento degli enti locali, se vi viene in mente qualcosa. Allora, salve. Niente, io volevo dire che guardando un pochino in giro per trovare un po' di informazioni, ho trovato interessante il fatto che comunque stanno anche iniziando a ridiscutere i piani organizzativi, nel senso che ovviamente l'emergenza ci ha posto davanti a una crisi, appunto, e quindi proprio dei piani che si sono andati a stabilire per il 2020. Ora ci si trova davanti alla necessità di, uno, rigestire le risorse che abbiamo e due, capire dove indirizzarle. A tale proposito, anche il Comune di Milano aveva fatto delle proposte, avevo letto anche delle proposte su bonus maternità e queste cose qui, che adesso devono essere un pochino riadattate. Bisogna un attimo capire appunto come utilizzare le risorse che si erano prima dell'emergenza preposte per determinate attività, perché comunque appunto oltre ad essere un'emergenza sociale è anche un'emergenza economica questa, quindi anche questo è un problema, però sto vedendo che comunque c'è un. L'Italia sociale, economica. Esatto, è una crisi profonda, secondo me. In realtà ci troviamo davanti proprio a una crisi che ha messo cioè, proprio la luce su determinate criticità, però allo stesso tempo ho visto una forte attivazione da parte delle organizzazioni nel cercare di capire come gestire le conseguenze proprio a lungo termine, quindi prevedere un piano organizzativo, comunque sono stati anche rimandati molti interventi, quindi capire come integrare queste cose è un po' complicato, però lo stanno facendo e piano piano cercheranno ovviamente anche di adattarsi alle varie disposizioni e alle varie conseguenze che si tireranno sempre fuori e che appariranno. Niente, questo era il No, mio pensiero. importantissimo. No, ma anche. Buongiorno. No, Prego, ma scusa. anche. Eh no, volevo collegarmi ad Anastasia perché in realtà noi con il tirocinio, quindi anche con Martina, stiamo
stiamo un po' mappando, quindi anche a livello di ATS si sta cercando di mappare quelli che saranno, diciamo, i nuovi bisogni. Quindi in realtà questo lavoro di ricerca, appunto, per comprendere quali saranno i problemi a medio e lungo termine, di questo si sta parlando nella nostra ricerca che stiamo facendo. Comunque l'ATS Milano si sta muovendo anche in questa direzione. Quindi sì, diciamo che questo campanello d'allarme è stato in realtà colto da, penso, parecchi attori sociali, in realtà. Assolutamente. Martina, lei si ritrova, vuole integrare quello, si vuole agganciare a quello che dice Lucia? Sì, Proprio. concordo. Infatti, diciamo che una seconda parte del nostro lavoro è quella di andare a cercare delle iniziative innovative che si sono diffuse sul territorio, proprio perché in vista dei bisogni futuri, ATS vorrebbe mantenere queste iniziative per appunto fronteggiare le criticità che emergeranno poi nel lungo periodo. E quindi diciamo che oltre ai classici, cioè adesso si è diffusa molto la spesa a casa, la consegna di farmaci, noi invece ci concentriamo proprio su, a livello di comunità, quelle iniziative più semplici, anche banalmente a Garbagnate, dove abito io, è stato chiesto di, nei palazzi, nei condomini, di condividere ad esempio il wifi per chi non aveva la connessione internet, ad esempio. Quindi magari ragazzi, bambini che devono fare le video lezioni e non ne hanno la possibilità. E quindi appunto il nostro lavoro si concentra su questo, cioè capire quali sono le nuove iniziative e come possono anche però perdurare nel tempo e non soltanto in questo momento di emergenza. Assolutamente. Allora, ci sono altri stimoli, altre domande che sentite?